Innanzitutto grazie di essere venuti. Oggi io ho l'onore, ho il piacere e ripeto non sono molto obiettivo nel presentarlo perché è un autore che adoro. Siamo finalmente onorati di avere qua a Milano con noi Giulio Leoni che presenta il suo ultimo romanzo La Sindone del Diavolo. Ecco, dato il fatto che comunque io potrei anche sperticarmi in lodi così che non sarebbe neanche molto bello da parte mia, sarebbe anche abbastanza imbarazzante. Io introduco Giulio facendo solo e semplicemente tre domande, poi al limite dopo le sue risposte lo lascerò a voi e alle vostre domande. Innanzitutto la prima domanda che volevo fare a Giulio, che ringrazio innanzitutto, è di fare una piccola presentazione di se stesso, perché io vi ho lasciato la sua bibliografia, ma probabilmente vorrete un po' sapere di più da lui. Allora, molte cose non ve le posso dire perché non sono ancora cadute in prescrizione, come si dice in gergo. Come le cose che insomma normali sono, io sono un professore di, diciamo, di letteratura italiana, e in passato, prima di insegnare, ho anche svolto delle attività, ho lavorato per una grande industria del libro dove mi occupavo di selezione del personale e formazione, cioè insegnavo praticamente agli adulti, no? E poi sono passato a insegnare ai più giovani. E però mi sono sempre interessato, essendo lavorato in lettere sin da ragazzo, insomma appena laureato, mi sono sempre interessato un po' delle cose del mondo dell'umanità, no? E quindi diciamo delle arti. Ho cominciato le mie prime attività facendo delle piccole critiche, compilando cataloghi per mostre, no? Perché sono lavorato anche in storia dell'arte. E poi via via, no? Però naturalmente poi svolgevo anche un'attività professionale per sopravvivere. Però mi accorgevo insomma che nel tempo che poi questa attività di critica che io ho dedicato soprattutto alla poesia, no? e alla letteratura in genere prendeva sempre la forma del racconto, no? Se vado a riguardare le cose che ho scritto in passato sono, come dire, dei raccontini critici, no? Più che non delle dissertazioni, no? Formali, eccetera. E quindi un po' la transizione alla narrazione è venuta quasi da sé, con, come dire, senza nessuna particolare difficoltà, insomma, quasi non me ne sono accorto. Infatti ho sempre fatto questo, no? Semplicemente ho cambiato, come dire, tipologia editoriale. E niente, io mi occupo soprattutto di narrativa storica, e con un risvolto giallo prevalentemente, ma insomma non tutto quello che ho scritto è proprio strettamente un giallo storico, sono in genere anche romanzi d'avventura, comunque collocati tutti più o meno in epoche passate. Poi, se magari mi interesserà, ne possiamo parlare, perché no? Questa scelta di occuparmi del passato invece che del presente. E mi sono, qui lui mi ha presentato un po' come grande dantista, no? E autore di libri su Dante, ma in realtà poi io ho scritto una quindicina di romanzi, solo alcuni dei quali hanno come protagonista Dante, altri sono collocati in altre epoche storiche, alcuni molto più vicini a noi, insomma gli anni 20, 30 per esempio, e questo è per quanto riguarda me. Poi nel discorso magari verranno fuori altri particolari personali. Comunque ricordatevi che non serve, cioè, conoscere la vita dello scrittore è la cosa più banale, basta leggere quello che scrive, anche se racconta di fantascienza e di mondi lontani, ed è un lettore attento, capisce benissimo come la pensa, che cosa crede, i sentimenti che ha, no? Addirittura l'orientamento politico, no? Insomma, perché poi nella scrittura passa tutto, no? Quello che noi siamo. Allora, la mia domanda è questa: perché Dante? Considerate che quest'anno è un anno di anniversari. Perché Dante così tanto, e io personalmente ribadisco, ti ringrazio di scrivere di Dante sotto questa forma di prosa che a me piace tantissimo. Sì, allora c'è un motivo, diciamo, di superficie, superficiale e un motivo più profondo. Il motivo superficiale è un fatto puramente, come dire, occasionale, nel senso che il primo romanzo che io scrissi era destinato ad una collana che si
come dire, si interessava, pubblicava gialli, no? Di ambientazione italiana, cioè era questa l'obbligo per lo scrittore, no? Si era liberi di trattare qualunque tema, purché fosse di ambientazione italiana, con personaggi italiani. Mi sono chiesto, dico, beh, per esempio nel passato, no? Quale potrebbe essere una figura adatta, no? A svolgere un'attività appunto di investigazione, di indagine sul crimine, no? E devo dire che immediatamente, no, mi è venuta in mente la figura di Dante, no? Perché Dante è stato, come dire, uno straordinario, io lo definisco così, uno straordinario maestro anche di criminologia. Cioè, se pensate alla Divina Commedia, la Divina Commedia che cos'è? No, la Divina Commedia è un'analisi, proprio, come dire, minuziosa, no? Quasi, come dire, quasi tassonomica, no? Da archivista, di tutte le forme del male, no? In cui l'uomo, no, cade, e tutti i tipi di delitti che gli uomini commettono. Infatti io, un po' per scherzo, un po' davvero, in uno dei romanzi che ho scritto, faccio riflettere Dante sul fatto di voler scrivere, invece della Divina Commedia, la Divina Commedia, per aprire una piccola parentesi, è un'opera della maturità di Dante, no? Cioè Dante dell'esilio, no? Ma in tutta la prima parte della sua vita, diciamo, i primi 35-40 anni, Dante non ci ha pensato proprio alla Divina Commedia, ha fatto e scritto tutt'altro. Allora io in questi anni, la storia, un po' per divertimento, ma un po' anche seriamente, perché io sono abbastanza convinto di questo, immagino che lui inizialmente volesse scrivere un'altra cosa, cioè volesse scrivere una Summa Criminalis sul modello della Summa Teologica di San Tommaso, di cui lui era un grande ammiratore. In mezzo invece ci sono 20 anni interessantissimi, in cui Dante non scrive una parola praticamente. Non scrive nulla, sì, scrive qualche poesia così occasionale, ma fa tutt'altro, no? Che cosa fa? Si occupa di politica, tenta una sua, come dire, ascesa al potere, un cursus honorum, no? Che lo porta fino a una posizione di prestigio, che è quella di priore di Firenze, esattamente nell'estate del 1300, no? Proprio come casualmente, no? Però sembra scelto apposta. E di lì lui avrebbe avuto l'ambizione di continuare, no, la sua attività politica fino a chissà che cosa. Certo non si poneva dei limiti. In questo i fiorentini sono un po' tutti uguali, non porsi limiti per quanto riguarda il potere. E poi dopo c'è il colpo, no, terribile della rivolta che dei neri del partito avverso a quello di cui lui era membro, diciamo così, che lo coglie in un momento di debolezza, cioè quando lui non sta a Firenze, quindi non può far nulla, no, per in qualche maniera contrastare questa rivolta che fa Corso Donati con l'aiuto poi, insomma, del Papa sotto, no, e delle milizie francesi. Quindi, diciamo, è una sorta di colpo di Stato molto, molto, molto forte, molto violento. Dopo un momento poi cominciano le disgrazie di Dante, quelle l'esilio, e ricomincia l'attività poetica, no? Cioè, non è un caso, la grande poesia dantesca, quella della Divina Commedia, è figlia dell'esilio. Se Dante non avesse conosciuto l'esilio, probabilmente non avrebbe scritto la Divina Commedia. Questo è quasi certo, io direi, insomma, mia convinzione, ma sono abbastanza convinto di questo. Ecco, tutta questa parte di Dante, il Dante combattente, il Dante politico, Dante fu accusato di aver tentato di assassinare un papa, per esempio. Questa è la scuola mica lo racconta. Quando Giovanni XXII, no, che era un papa francese, che fu papa intorno verso gli inizi del 300, insomma, verso il 1310, così. Era molto inviso agli italiani, perché era un papa straniero, era un papa che era stato imposto da re di Francia, insomma, però era il papa e quindi governava, no? Il papato. E furono organizzati moltissimi complotti per assassinarlo, andati tutti male, perché era fortunatissimo, non sono riusciti a ammazzarlo, morto nel suo letto. In uno di questi complotti, l'avvelenatore, perché tentarono di avvelenarlo, fu catturato e
e naturalmente confessò, perché all'epoca era difficile non confessare, no? Con i sistemi che avevano. E raccontò appunto la congiura e disse, dice, la congiura era stata organizzata dai Visconti, che volevano appunto, che avevano messo su, no? Cioè trovato il complice, il sicario, no? Perché l'avvelenamento doveva avvenire attraverso la corruzione dell'assaggiatore, insomma, come si faceva all'epoca. E la cosa interessante che dice l'avvelenatore è, dice, noi per il veleno avevamo pensato di rivolgerci a dovevamo averlo da Dante Alighieri Fiorentino, eravamo in contatto con lui, ce lo doveva dare, però poi dice, c'è stato un impedimento, insomma non sono riusciti materialmente a mettersi in contatto, e all'epoca non era tanto facile naturalmente, no? Spostarsi per l'Italia con le milizie nemiche in mezzo. E allora siamo ricorsi che per il velino a un altro gli dice il nome, no? Di un altro, come dire, speciale che gliel'ha fornito. In genere arsenico all'epoca, non erano veleni molto sofisticati, quindi usavano l'arsenico. E quindi finita così. Ora, questo è sta agli atti del processo, no? Che fu fatto, quindi ci sono un documento preciso che riporta questa testimonianza dell'accusato. Ora, si può anche pensare che ci sia una omonimia, che sia un altro Dante Alighieri Fiorentino, ma molto improbabile, tanto per cominciare la famiglia degli Alighieri a Firenze era la sua, no? non è che fossero in tanti, c'erano i fratelli, ma insomma non è. Dante Alighieri non è che appunto dove andiamo a trovare un altro Dante Alighieri che ce l'aveva a morte con Giovanni XXII, tanto è vero che poi nella Divina Commedia lo tratta malissimo. Era ostile ai francesi che avevano, come dire, contribuito alla sua cacciata in esilio, no? Quindi insomma tutti questi indizi ci lascia pensare che sia proprio lui. Una idea che venne, come dire, messa a fuoco da parte della critica dantesca ottocentesca, che è, per certi aspetti, molto attenta, molto, molto minuziosa. La storia di Paolo e Francesca. La storia di Paolo e Francesca è molto interessante, perché è, come dire, straordinario, un brano di poesia, no? Che tutti conosciamo. In genere è uno dei cavalli di battaglia degli attori, no? Quando si devono presentare a fare il provino, no? In genere recitano quel brano perché, insomma, come dire, emotivamente, no? È coinvolgente. Beh, è molto interessante, per esempio, la scelta che fa Dante quando deve, no, rappresentare la morte per amore, no? Il trionfo, in fondo la morte per amore, ma anche il trionfo dell'amore, no? Francesca sono il simbolo dell'amore terreno, no? L'amore terreno contrapposto all'amore divino, mentre l'amore divino, no, salva, quindi porta, no, verso l'empireo, l'amore terreno, se è, come dire, chiuso, no, nella sensualità, porta invece alla distruzione, no? Nel caso di Paolo e Francesca, alla morte dei due amanti. Perché sceglie Paolo e Francesca? Una domanda interessante. Paolo e Francesca non li conosceva nessuno, non è un episodio noto, le cronache non ne parlano di questa storia, ne cominciano a parlare dopo che Dante la racconta, questa storia. Non era affatto, cioè nelle cronache dell'epoca, questo episodio, che a noi sembra, no, una cosa straordinaria, non era, tanto è vero che a lungo tempo si è anche sospettato che questa Francesca non esistesse proprio, cioè che sia stata un'invenzione di Dante, no? Perché lui? Ecco, l'idea che c'è è che lui in realtà, con la storia di Paolo e Francesca, cioè l'amore dei due cognati, abbia voluto raccontare simbolicamente una sua esperienza personale, e cioè il fatto del suo amore per la moglie del fratello, per la sua cognata, che pare, no, in cui lui si fosse perdutamente innamorato e che non lo ricambiasse, insomma, o quantomeno non gli abbia dato retta, da questo punto di vista. È un'idea, come dire, che non trova, no? Dopo aver avuto un certo successo nell'Ottocento, gli dantisti contemporanei tendono a considerarla una leggenda. Può darsi, io invece, secondo me, la trovo, come dire, interessante, perché si sposa bene con una certa, come dire, proprio personalità del poeta. E poi, come dire, ultima cosa, ecco, Dante non è soltanto il Dante della Divina Commedia, il Dante così, insomma, come dire, campione, no? della
cristianità, no, come in genere viene presentato. Dante ha tradotto in italiano Le Roman de la Rose, e gli ha dato il titolo Il Fiore. Il Roman de la Rose sostanzialmente è un romanzo pornografico. Pornografico in cui si racconta in maniera nemmeno troppo velata tutte le cose, tutta l'attività, no, che svolge un cavaliere per arrivare a conquistare quello che è la rosa della donna amata, che insomma è abbastanza intuibile che cosa sia questa rosa, no? Cioè, non ci vuole troppa fantasia per immaginarlo. Ed è talmente che è esplicito, no, la base appunto proprio pornografica dell'opera, che per lungo tempo è stato negato che fosse un'opera di Dante. Cioè, tutti lo dice, cioè, si sapeva dalle cronache, no, che lui l'avesse tradotta, l'ha tradotta riscrivendola, non è proprio, non è una traduzione letterale, cioè, l'ha risistemata, ma insomma trae ispirazione da lì. Insomma, circolava questa collezione di sonetti, no, Il Fiore, attribuito a Dante, però tutti i dantisti dicono, no, per carità, ma sì, ti pare, il poeta che ha scritto innamorato di Beatrice, che può fare una cosa del genere. E invece sì, poi alla fine è arrivato Contini, che insomma, a volte per tutto ha detto, basta, è sua, e non stiamo a perdere tempo, insomma, bisogna ammettere. Allora, tutta la somma di queste cose che vi sto dicendo sono, come dire, elementi, no, della personalità di Dante che la scuola non racconta. E fa male, perché trasforma, no, un uomo straordinario, un genio, con tutte le ombre e le luci che hanno i geni, la trasforma in un santino, no, in una figura così, come dire, da busto, no, da mettere nelle scuole. Nei confronti della storia noi però siamo, come dire, viziati da un equivoco che ci prende tutti, anche le persone, diciamo, più colte, no? Ci casiamo tutti, e cioè l'idea è che le cose che ci circondano siano molto antiche, no? Ci siano sempre state, e che le cose sono più o meno come le vediamo adesso. Noi pensiamo che, per esempio, che Venezia sia, la Venezia del 300 sia più o meno come adesso, no? Uno pensa, ci siamo stati tutti a Venezia, abbiamo tutti visto il Canale Grande, no? Abbiamo visto quello che c'è, i palazzi, eccetera, e pensiamo che fosse così. No, in realtà Venezia era completamente diversa. Cioè, non c'era niente della Venezia di adesso. Nella Venezia di adesso c'era soltanto la Basilica di San Marco, quella sì. C'erano le procuratie vecchie, cioè Piazza San Marco, avete visto come è fatta, no? È un rettangolo e ha tre costruzioni, diciamo, sui tre lati, no? E sulla quarta c'era la Basilica di San Marco. Bene, ai tempi di Dante, all'inizio del 1300, di quelle tre costruzioni ce n'era una sola, ed era quella di destra, guardando con le spalle alla chiesa, che erano le procuratie vecchie. Dall'altra parte non c'era niente, c'era la lacuna, cioè c'era la piazza, che poi la piazza non era lastricata, la piazza era un campo, fu lastricata successivamente, c'era un terreno che finiva sulla sponda della laguna, dove poi lì c'erano gli attracchi delle galee, no? Perché era un porto sostanzialmente, le navi arrivavano direttamente a Piazza San Marco. C'era il campanile all'epoca di Dante già c'era, non c'era il ponte di rialto, sul ponte, sul Canal Grande non c'erano ponti. L'unico ponte che c'era, che si chiamava di rialto anche allora, ma perché la zona era quella, era un ponte di legno, un ponte levatoio, che serviva con una parte centrale che s'alzava, no? Con proprio far passare le alberature, no? delle barche, e era un ponte di legno, di travi, che veniva periodicamente incendiato, perché dato che era l'unico punto di passaggio, no? Tra la zona appunto di Rialto e la zona di San Marco, ogni volta che c'era una rivolta, che c'era una sedizione, che c'era un tumulto, no? Quelli che in genere perdevano scappavano a Rialto, che era un po' il rifugio, no? dei rivoltosi, bruciavano il ponte e lì stavano un po' così, un po' a riparo, no? E poi trattavano, no? Si mettevano d'accordo, allora ricostruivano il ponte.